È scaturito da un cortocircuito in una cabina elettrica l'incendio che si è sviluppato stamattina al primo piano del comune di Sciacca, dove si trova l'ufficio tecnico. Una densa nuvola di fumo in pochi minuti ha interessato l'edificio situato all'interno del seicentesco collegio dei Gesuiti. Gli impiegati hanno lasciato le loro stanze, ma non potevano uscire perché il vano scala era completamente avvolto dal fumo. L'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, per fortuna non ci sono stati feriti e pare che non ci siano nemmeno danni alle cose. Sono adesso in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio. Abbiamo chiesto all'assessore Roberto Lo Cicero di raccontarci quello che è successo. Durante i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto, nella cabina del primo piano c'è stato un cortocircuito e un principio di incendio che è stato immediatamente domato. Quindi il problema del cortocircuito è avvenuto nel vecchio impianto e non nell'impianto nuovo di nuova esecuzione. Però la situazione dell'impianto elettrico comunale al momento è guasta. Quindi per ora il comune è senza energia elettrica? Assolutamente, quindi si stanno facendo le verifiche, predisponendo eventualmente giorni di chiusura, nell'attesa che tutto venga ripristinato. Ecco, assessore, ci rassicura sul fatto che nessuna persona ha subito conseguenze, a parte un po' di fumo? Sì, nessuno ha avuto conseguenze, il principio di incendio è stato immediatamente domato, tranne il fastidio del fumo e ovviamente l'impossibilità di stare all'interno delle varie stanze, per tutto il resto è tutto sotto controllo. Le chiedo un'ultima cosa, in attesa naturalmente che si faccia la ricognizione dei danni, c'è preoccupazione per eventuali danni, insomma, anche a progetti, suppellettili, cose importanti che sono conservate lì al comune? No, il tutto si è localizzato alla cabina d'ingresso dell'impianto del primo piano. Quindi carteggi, computer, tutto a posto? Insomma, tutto a posto al momento. Al momento, per quello che sappiamo, è tutto a posto.